E io quello che volevo domandare, iniziare proprio da qui, cioè tu inizi appunto con l'abate Mansone come colui che, diciamo così, ecco, costruisce il castello di Roccasecca, comincia, diciamo così, a porre le basi su quella che poi diventerà Caprile, Castello e Valle, perché Roccasecca non sta scritta, insomma, poco e niente, si parla di Caprile, Castello e Valle, e quella era Roccasecca, insomma, queste tre frazioni. E perché ti interessa sulla famiglia di Diaquino iniziare proprio con l'abate Mansone? Grazie Alessandro, grazie a tutti voi per essere intervenuti, vedo parecchi amici, a cominciare dal sindaco Gianni Fantagione, che ringrazio per il bel pensiero, vedo il presidente Nicola Mirante, il vice sindaco Evardo, gli amici Antonio Mittiglio, che mi segue spesso, poi i maestri Maurizio Vistini e Americo Mariverdi, che ringrazio, e Veronica Magari, che Beatrice Frontini, ormai è una coppia inossidabile, poi vedo tanti altri amici, Antonio Forgione, il mio grandissimo amico che si interessa delle riprese audio e video, vedo anche l'avvocato Caprio, mi pare di aver visto, intervenuta quasi ad atipica in partenza, quasi per le vacanze, ringrazio anche di essere venuto assieme a Tommaso, il marito, insomma vedo tanti amici, Gerardo e la Torre, che ringrazio di essere venuti qui, Antonio Cuzzoli, scusate se qualcuno mi sfugge, Rocco D'Azzilli, Benedetta Cerro e Luigi Riccardi, quindi grazie di essere venuti, perché sfidare il caldo che sta facendo in questo periodo, insomma, non è proprio una cosa di poco conto, perché da Mansone, entrando proprio nella Medieres, come dicono quelli che parlano bene, e perché Mansone è il fondatore. Mansone, se non ci fosse Mansone, se non ci fosse stato Mansone, il Ponte a Sprano non avrebbe avuto questa rilevanza, perché Castrocelle e Roccasecca sono accumulate proprio da questo ponte a Sprano, da questo ponte arido, da questo ponte pietroso, da questo ponte scosceso. Perché Mansone, che sarà stato anche un monaco guerriero, riguardo poi ai vestiti, non ci inventiamo niente, perché in tempi molto più recenti, quindi la storia si ripete, come dice qualcuno, senza scendere troppo nei particolari. Basti pensare che l'elezione, purtroppo è così, l'elezione di Mansone all'abbate di Montecassino fu contestata dagli stessi monaci. Ci fu una scissione dell'abbazia, perché i monaci non sopportavano, diciamo, i costumi facili o troppo politici di Mansone, se ne si andarono addirittura dal monastero. Però lui aveva le raccomandazioni, le persone giuste, era parente di Pandolfo Capodiferro, che era il marito della principessa Loara di Capua. Morendo il marito, questa principessa quindi favorisce l'elezione di Mansone ad abate di Montecassino, e quindi diventa un po' il successore di Aligerto, che è stato uno dei più grandi abati di Montecassino del X secolo. Ma perché? Non era una raccomandazione sì che semplice, perché c'era un disegno politico che era molto 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 ambizioso. L'abbazia di Montecassino si era sempre limitata a Villa Santa Lucia, più di Villa Santa Lucia, l'attuale Villa Santa Lucia, non andava, Villa Santa Lucia e Piedimonte, perché dopo c'erano i conti di Aquino, c'era un altro potentato molto potente che erano appunto i conti di Aquino. Attraverso Mansone il Principato di Capua cercava di assoggettare all'abbazia di Montecassino tutta la Valle di Aquino. E perché? Perché la Valle dei Liri, dove oggi passa l'attuale Casilina, poi più tardi con Consolare, prima ancora Consolare, era la strada che conduceva verso il Ducato Romano, verso Roma, quindi avere il possesso di questa valle dove transitare una strada così importante proprio dal punto di vista strategico era importante. Ecco perché quindi Capua, attraverso Mansone, cerca di fare questa operazione politica di assoggettare, di
all'abbazia di Monte Cassino, la madre, e si serve di Manzone, che era la persona più adatta allo scopo. Forse non sarà stato adatto a spiritualmente parlando, ma dal punto di vista politico e militare era la persona più adatta. Che cosa fa Manzone? Si inerpica, c'è una descrizione bellissima che fa Leonio Schienza, che poi riprende anche Francesco Scardone in maniera molto, molto, io l'ho ripreso, un bel passo di questo, che è veramente bello anche dal punto di vista dell'italiano che usa, della traduzione, o meglio, che usa. E Manzone che fa? La prima cosa, si reca sul picco più alto del Monte Asprano, si reca proprio a Castrocevo, a quello che oggi è Castrocevo, e lì trova dei vecchi ruderi, probabilmente di epoca romana, poi successivamente longobarda, e inizialmente decide di stabilire lì il castello, perché lui cosa voleva fare? Voleva costruire un baniero o sette che servisse proprio a tutelare le vicende acquisizioni territoriali, che sapeva benissimo che i conti d'Aquino avrebbero tollerato questa invadenza, e quindi serviva una rocca, un rito, un possente maniero, un baluardo inespugnabile che riuscisse a preservare il territorio dagli attacchi prevedibilissimi dei D'Aquino, che non avrebbero accettato in buon grado la situazione, che mettere un castello sul Monte Asprano era come un'aquila che gravitava sulle teste dei conti d'Aquino, quindi è molto più basso, quindi è facile comprendere. Però poi rinuncia. Perché rinuncia? Rinuncia perché considera il posto di Castrocevo, soprattutto per questioni di acqua, considera scomodo, e allora scende più giù, scende verso valle e si reca verso Rocca Secca, fino a che arriva a quella spianata dove oggi voi vedete con i ruderi ancora tuttora imponente il castello di Rocca Secca. La fondazione del castello di Rocca Secca tra la fine del 1994 e l'inizio del 1995, quindi siamo pochi anni prima del 1000, rappresenta l'apice della politica, dell'espansione della politica manzoniana. Perché proprio dalla fondazione Castello di Rocca Secca poi cominciano i guai per Manzone. Perché i conti d'Aquino gli aveva fatto pagare caro, ma non solo i conti d'Aquino. Siccome Manzone godeva dei rapporti privilegiati con l'imperatore Ottone III e con lo stesso papa, che mi pare che si fosse Giovanni XV, vorrei sbagliare perché allora i papi si cambiavano una volta ogni mese quasi, quindi mi pare che sia Giovanni XV, diventa inviso agli stessi principali capuani, dove con la principessa Loara era parente. E, insomma, praticamente Manzone, detto in termini moderni, sfonda un po' la testa, capisce di essere diventato un personaggio importante e quindi probabilmente fa qualcosa che non dovrebbe fare. Andiamo nel 1996, quindi un anno appena dopo la fondazione del castello di Rocca Secca, viene attirato con l'inganno a Capua, viene imprigionato, viene abbacinato, cioè viene, gli vengono cavati gli occhi, e qualche tempo dopo morirà proprio in seguito a queste, alle ferite riportate. Si dice addirittura che a questa punizione terribile a cui Manzone venne sottoposto non fossero estranei proprio quella parte dei monaci che avevano contestato la sua elezione, e soprattutto il vescovo Alberigo dei Marsi, che sperava ardentemente di prendere il posto di Manzone come abate di Monte Cassino. Fatto sta che poi anche Alberigo dei Marsi muore, e quindi questo disegno va a finire. Però ecco, subito dopo la morte di Manzone il castello di Rocca Secca rimane senza praticamente protezione, e Adelolfo d'Aquino, detto su Bugola, improvvisamente marcia su Rocca Secca e lo rade al suolo, lo distrugge dalle fondamenta, dice Leonardo Schienza. Quindi il castello di Rocca Secca, che nasce nel 1995, l'anno successivo era già stato demolito. Quindi, per rispondere e concludo la domanda di Alessandro, sì, è vero, Manzone sicuramente è un personaggio molto particolare, bella quella immagine che avete qui a Castrocevo, no? Il monumento bronzo proprio vicino alle vicole dei giardinetti di Piazza San Rocco. Però effettivamente
effettivamente è un luogo dei suoi tempi. Lo stesso Alberico dei Marsi, che era l'altro vescovo, che era nemico acerrimo di Manzoni, usa gli stessi metodi che ha usato Manzoni, quindi si sta parlando dell'anno 1000, quindi non dobbiamo guardare, non dobbiamo commettere l'errore di guardare a quei fatti con gli occhi di oggi, perché oggi sarebbe inammissibile una cosa del genere, sarebbe inammissibile che un monaco di Montecassino e dell'altro monastero metta da parte la croce per prendere il fucile, dato per dire, però allora succedeva anche questo. Però noi di Castroceno, di Roccasecca e anche di Cove San Marco, se andiamo a vedere, che sono le tre comunità che poi nascono proprio sulla barricata a questo massiccio e Vasprato, dobbiamo la nascita delle nostre comunità proprio a questo monaco guerriero che era appunto Manzoni, e la cui fine atroce testimonia di come quelli erano tempi, come dice qualcuno, assai perigliosi, dove fare una mossa sbagliata veramente poteva costare la vita. Perciò bene ha fatto Castroceno a dedicare un monumento a Manzoni, anche a Roccasecca c'è un basso rilievo quasi di fronte al comune, perché se non ci fosse stato Manzoni, noi forse oggi non saremmo qui a parlare di D'Aquino, di San Tommaso, di qualche altra cosa. Di Aquino, quindi, non costituivano di certo una novità, ma erano anzi una costante. Manzoni, preso il posto di Aligerno, assieme alla dignità abbaziale, ereditò una situazione complicata, anche perché i bellicosi vicini non avevano alcuna intenzione di lasciare campo libero alle ambizioni cassinesi. Il nuovo abate, poi, ci mise molto del suo per rendere incandescente un'atmosfera già molto calda. Se Aligerno infatti si era adoperato soprattutto per proteggere la terra Santi Benedetti dagli attacchi esterni, Manzoni pensò bene di espandere la proprietà abbaziale, portando il vessillo cassinese là dove mai si era spinto. E il castello di Roccasecca, sulla vetta del Monte Asprano, passo di un'operazione molto più ambiziosa che puntava all'annessione dell'intera valle del Liri, strappandola ai conti aquinati e al controllo della via Latina, la strada che conduceva allo Stato romano. Un disegno siffatto, però, iniziò a preoccupare un po' tutti. Manzoni doveva essere fermato a tutti i costi e quel maniero così ingombrante e pericoloso andava distrutto. Ma per fare ciò, prima, si doveva neutralizzare e ricondurre a primi consigli il domito abate. Della qualcosa erano convinti non solo da qui i nemici storici, ma anche tutti quelli che gravitavano su quell'area, come i conti dei Marsi e anche qualche dignitario capuano.